accompagnare le persone malate ma anche le loro famiglie, tenendole per mano e non lasciandole sole nell'affrontare la patologia. Si celebra oggi la 28ª giornata mondiale dell'Alzheimer e per l'occasione l'AIMA, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, ha allestito a Fano, in piazza 20 settembre, una postazione di incontro e accoglienza, informazione e consulenza gratuita, rimasta attiva in mattinata dalle ore 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19.30, con soci, familiari, professionisti del settore per accogliere ed ascoltare chiunque sentisse il bisogno di conoscere più da vicino questo tema e per trovare sostegno e supporto. Siamo qui per dire che noi ci siamo per questa malattia e diamo assistenza ai familiari. Abbiamo all'interno dell'associazione figure professionali, gestiremo un auto mutuo aiuto. Cerchiamo di non abbandonare queste famiglie che escono o ancora vivono il momento del Covid. Il malato dell'Alzheimer nel momento del Covid è quello che ha sofferto più di tutti e ancora ne ha le conseguenze. Noi ci siamo, abbiamo una nuova sede nel Palazzo Gabuccini in via Rainerino e siamo disponibili. Con la nostra presenza ci siamo per il sostegno delle famiglie che vivono questa sofferenza giorno dopo giorno chiusi nelle quattro mura. E oggi qui abbiamo a disposizione dei libri che sono gratuiti, dove si parla di questa malattia, come nasce, come si evolve e perché. Abbiamo delle t-shirt che diamo per, anche come sostegno per l'associazione. Abbiamo delle noci che è il simbolo della memoria di quello che ne trae beneficio mangiare delle noci. E siamo qui perché questa malattia è sempre poco parlata, poco discussa, se ne tiene poco conto. Cioè i numeri crescono giorno dopo giorno e nessuno sa come affrontare questa situazione e nessuno è preparato a questa, tra virgolette, pandemia. Una patologia, l'Alzheimer, che colpisce circa 40 milioni di persone nel mondo. In Italia si calcola che i nuovi malati di demenza siano circa 150.000 all'anno e che il 50% di questi siano affetti da Alzheimer. In totale attualmente sono circa 600.000. Il percorso di cura è difficilissimo e non coinvolge solo la persona affetta dalla malattia, ma anche il familiare caregiver che la segue. Io assisto mamma dall'inizio di questa malattia e a me fa molto dispiacere che già un malato viene considerato un invisibile. Il familiare è un malato sotterraneo perché noi lottiamo e cerchiamo di sostenerli giorno dopo giorno. Quindi sono qui oggi con l'associazione per dire che noi ci siamo. E non per niente questa scritta dice non dimenticare chi dimentica. E questo è il principio nostro di associazione.